Nella serata di sabato 6 marzo andrà in onda la finalissima di. Tra i favoriti alla vittoria c'è sicuramente Ermal Meta, in testa nella classifica generale della quarta serata. Ma dietro di lui ci sono colleghi che lotteranno fino all'ultimo. Come succede ogni anno, il giorno dopo la kermesse musicale più famosa insieme alla puntata speciale di ED. Inoltre, a proposito del festival, a vincere la categoria Nuove Proposte è stato l'artista Gaudiano. Quest'ultimo, originario di Foggia, è riuscito a trionfare con la canzone Polvere da sparo e si è emozionato al momento della proclamazione, ricordando il padre deceduto nel 2019 per una brutta malattia. Tutti i protagonisti di saranno dunque ospiti della regina della Rai, la quale per l'occasione trasferisce il suo studio direttamente all'Ariston. Ma nelle ultime ore è giunta una notizia poco piacevole per i telespettatori, i quali dovranno attendere più del previsto. Continua dopo la foto, ma c'è un cambiamento sulla tabella di marcia di. La puntata speciale dedicata alla 71 gradi edizione del Festival di Sanremo sarà quindi trasmessa domenica 7 marzo su Rai 1. Però non partirà al suo solito orario, visto che c'è prima un altro evento importante da seguire. Il pubblico e gli artisti della kermesse musicale dovranno pazientare più del dovuto, ma l'appuntamento comunque non slitterà del tutto. Semplicemente bisognerà attendere un po'. Vediamo quando inizierà. Continua dopo la foto, leggi anche. La Rai seguirà infatti la Santa Messa di Papa Francesco in occasione del viaggio apostolico che sta effettuando in Iraq. Quindi, il TG1 farà una diretta e solo dopo lascerà la linea e alla sua post-festival. Quindi, l'orario di inizio della trasmissione avverrà alle ore 15:30. La conclusione dell'appuntamento televisivo è fissata alle ore 20 e dunque per 4 ore e mezza farà compagnia a milioni di italiani. Per la conduttrice si tratta della sua 12ª volta. Continua dopo la foto, a proposito di. La rivelazione di Ermal Meta sulla telefonata effettuata con il nipotino ha commosso tutti. Pronto zio Ermal, stasera ti vedrò cantare? No amore, anche stasera canto tardissimo e tu a quell'ora starai già dormendo. Allora ti sogno zio. Stasera canto per i tuoi sogni e forse domani anche per i tuoi occhi. Vedremo se stasera il bimbo riuscirà a seguire la sua performance.